anni fa nello studio di Padova. Ecco, Maurizio Buffalini aveva nella sua libreria questo libro che era appartenuto a Jacopo, il De Humanis Corporis Fabricam. Ma aveva anche libri di medicina, questo ad esempio è un libro con gli scritti di Giambattista Morgagni, fondatore dell'anatomia patologica, nato a Forlì. Ma aveva anche altri libri, aveva ad esempio dei dizionari, aveva il dizionario di latino, di greco, di francese, i dizionari di storia, di botanica, aveva testi di filosofia, l'ha ricordato Romano Pasi, i testi di Condillac e Locke, aveva i testi di eloquenza, di storia, di geografia, di storia naturale, di argomento religioso, quindi era un medico umanista, era un medico che coltivava non solo la medicina ma anche la storia, la filosofia, le scienze naturali, come, aggiungo io, dovrebbero essere tutti i medici, di ieri, di oggi e di domani. Questi volumi, quelli appartenuti a Jacopo Buffalini, sono in gran parte custoditi ancora oggi a Cesena, perché questi libri, che dopo la morte di Jacopo andarono in parte a Maurizio, in parte a Lazzaro, furono lasciati di nuovo da Maurizio a Lazzaro alla città di Cesena. Ed è uno dei motivi per i quali Cesena ha una biblioteca di storia della medicina, di testi antichi di medicina, molto rilevante. Nello studio c'erano anche i ferri chirurgici. Lui era il chirurgo primario di Cesena, cioè operava sia in ospedale che privatamente. Ed erano 155 oggetti, il cui uso era destinato sia alla chirurgia generale che ad interventi specifici. Ad esempio ci sono gli strumenti per l'amputazione degli arti, la trapanazione del cranio, l'estrazione dei calcoli vescicali, la correzione della cataratta e l'estrazione dei denti. Mancavano però gli strumenti più complessi, ad esempio quelli, i forcipi, quelli per l'ostetricia, perché probabilmente Jacopo li teneva in ospedale, facevano parte della dotazione dell'ospedale. Quella che vedete in questa immagine è l'unico opuscolo a stampa che ci rimane di Jacopo Buffalini. È una lettera scritta al celebre professore di chirurgia in Ravenna, Gaetano Bianchini, sopra l'estrazione di un occhio fatta ad un laico benedettino in Santa Maria del Monte di Cesena. È quindi una testimonianza, datata 1777, dell'attività di chirurgo di Jacopo Buffalini, è l'unica testimonianza a stampa. Veniamo invece ad una cosa un po' più futile, cioè il guardaroba di Jacopo. Quelli che vedete sono due figurini che illustravano le inchieste napoleoniche del 1811. Quella alla vostra destra è un ricco borghese romagnolo, come poteva essere ad esempio un medico, un notaio, un avvocato, un farmacista. E quella alla vostra sinistra è sempre un ricco borghese marchigiano. E questi sono gli abiti di allora. Cosa aveva Jacopo? Che cosa descrive il notaio di biancheria e panni di ragione del defunto? Ecco, Jacopo possedeva quattro abiti, due per le stagioni fredde, di panno scuro e verde, e due per le stagioni calde, di seta e di nanchino. Il nanchino è un cotone chiaro e leggero. Aveva tre soprabiti, uno di uso frequente, con i bottoni gialli e logoro, come quello che vedete alla vostra destra, con i bottoni gialli, e poi ne aveva uno di panno verde in cattivo stato ed uno di calmucco. Il calmucco è un panno a pelo lungo da indossare in inverno. Per le stagioni fredde aveva due tabarri, delle capparelle, dei mantelli, vedete come quella che c'è alla vostra destra, che veste quel signore con la tuba, vedete? Due tabarri che sono ampi mantelli da portare su abiti o soprabiti, uno di panno marrone in cattivo stato ed uno di calmucco color marrone con maniche e bavero. Ma la dotazione più ampia riguardava otto giubbotti, quindi quelli che si vedevano di più, quelli che portava più frequentemente. Due di flanella da portare sotto, uno di panno blu, due di nanchino, due di seta ricamati ed uno di raso bianco, anch'esso ricamato. Allora, perché tutti questi ricami? Perché questo cambio? Perché erano uno dei segni distintivi del medico. Se noi guardiamo i tanti galatei per i medici che furono pubblicati tra la fine del Settecento e l'inizio dell'Ottocento, vediamo come questo del vestire fosse uno dei punti più importanti del galateo. Ad esempio Giuseppe Pasta nel 1791 scriveva che, cito, il vestito e l'ornato di ogni medico debbono essere signorili e non superflui, puliti e non pomposi, moderni e non caricati.
il medico imolese Luigi Angeli, qui vedete le sue cariche, è un medico molto importante, che scrive per uno dei suoi figli, che anche lui ha abbracciato la medicina, questo libro, Il medico giovane al letto dell'ammalato. Ecco, in questo libro lui scrive che nei nostri paesi non si usa né si richiede un vestito di formalità che annunci il grado del dottorato. Cioè non c'è una divisa, il medico non gira per la città con una divisa. Ma il medico è una persona soggetta ad ogni momento a doversi accostare ai signori, ai grandi, al ricco ugualmente che al mendico, all'uomo di affari, di mestiere, alla dama, all'uomo di dignità. Sarebbe indecente e disonorante la nobiltà della sua professione se vi comparisse meschinamente vestito. E quindi vedete anche qui un invito a vestirsi decentemente. Anche Domenico Minichini nel 1832 specificava che, cito, il medico, se non vuole offendere la nobiltà della sua professione, non compaia sudicio e meschinamente vestito, ma faccia sempre uso di un abito decente e pulito. E quindi è uno dei motivi per cui c'era un guardaroba così fornito. Per farlo vi ho portato un ex voto che non è di Cesena ma è di Forlì, è uno dei pochissimi ex voto, tavolette votive, dipinte, rimaste nel tesoro del Duomo di Forlì. Lo capite che è Forlì perché l'immagine che è rappresentata, alla quale poi il vovente che ha fatto il voto ha chiesto la grazia, è la Madonna del Fuoco di Forlì. Nel giorno 31 gennaio 1811, attentato di veleno di 5 persone della famiglia del signor Domenico Matteucci, liberati dalla Beata Vergine del Fuoco. Allora, anche qui la didascalia funge da autentica notarile, la didascalia spiega per filo e per segno quello che stava succedendo. È il signor Domenico Matteucci, un conte forlinese, che è ritratto, sembra proprio una Polaroid, vedete, un'immagine istantanea, a casa sua, nella sua tavola, le 5 persone sono sua moglie, lui, la figlia e i 2 serventi, vedete, e questa è la sua tavola, le zuppiere, i piatti, come erano a quell'epoca. Vediamo com'erano queste cose a casa Bufalini. L'arredamento della cucina si presentava piuttosto sobrio: 2 tavole rozze con cassetto, 3 scranne di olmo coperte di paglia, quindi 3 sedie, una credenza di abete piccola e una più grande ad uso di madia, una panca e 2 sedili per scaldarsi davanti al camino. Più assortita ma comunque modesta era la dotazione di utensili: un tavoliere e suo assottigliatoio, cioè un tagliere e un mattarello, una zocca di quercia per tagliarvi la carne, 7 coltelli da cucina, 2 mortai di marmo con pestello di legno, 3 setacci con un piccolo crivello, un mastello con coperchio, una bilancia, 2 colatoi da brodo, 3 grattugie, una leccarda, 3 zuppiere e un rinfrescatoio, cioè un recipiente in cui si mettevano in fresco le bevande. L'attrezzatura per cucinare era costituita da 5 graticole, 2 teglie, un girarrosto, 5 padelle, 3 piccole e 2 di ferro, 4 forme grandi e 15 piccole di rame per cuocervi le paste o altre vivande e 5 caldaie di rame con 3 coperchi. E poi si preparava il caffè e la cioccolata, e c'era un fornetto con un vaso per abbronzare, cioè tostare il caffè, un macinetto, 5 caffettiere e 8 cioccolatiere, 4 di rame e 4 di latte. La cioccolata allora era sia un divertimento che una cura. Nella dispensa sotto la cucina si trovavano una gramola da far pane con il suo gramolino, 2 tagliole ed un coltello per far carne porcina, 4 panieri di vimini, un barile d'aceto ed un botticino cerchiato di ferro, sempre d'aceto, si faceva l'aceto in casa, 3 olle di terra con coperchio e 3 utelli, cioè vasi di terracotta invetriata che contenevano olio, quindi una bella cucina. Entriamo nella cantina. La cantina ci dice come dovevano essere le dimensioni del palazzo. Quella che vedete qui è un'immagine, purtroppo in bianco e nero, di un ex voto che è a Lugo. Vedete, è un signore che va a prendere del vino dal tino, cade dalla scala e chiede la guarigione a San Francesco da Paola. Allora, nella camera che precedeva la cantina vera e propria si trovano 3 tini con cerchi di ferro di diversa grandezza, da 1,5 carra, 2 carra e da 3 carra. Se teniamo conto che 1 carra equivaleva a 9,30 quintali circa, vediamo che si trattava di tini molto grandi, della capienza di 15, 20 e 30 quintali.
Quindi pensate che cantina aveva. Nella cantina si trovavano 9 botti pavimentate, ossia fisse a terra, cerchiate di ferro. La più capiente conteneva 12 somme di vino pregiato, valutato 6 baiocchi il boccale. E questa botte apparteneva a Maurizio Buffarini e alla moglie. Tenendo presente che una somma corrispondeva a 70 litri, questa botte conteneva 840 litri di vino. Sono una bella quantità. 2 botte da 7 somme ciascuna contenevano dell'albanella da 3 baiocchi. In una botte da 9 somme era conservato il mezzo vino, quindi il vino da poco, il vino a quarto. Altre 3 botti custodivano 25 somme di vino più acquato, valutato un baiocchio il boccale. E poi c'era un botticino cerchiato in ferro della tenuta di 2 somme, dove c'era la canina rossa, stimata 4 baiocchi il boccale, quindi uno dei vini più buoni. Nella cantina c'erano conservati 6 staroli di grano e 10 di formentone. Questo in che periodo dell'anno? 1815, agosto, sì. Siamo il 30 agosto 1816. Ecco, tenendo conto che uno starolo staio corrispondeva a 57 litri, si trattava delle provviste ordinarie per la famiglia. Quindi vedete, era una bella cantina fornita sia di vino che di altri generi alimentari. Ecco, per concludere vi leggo quello che scriveva nel 1861 un medico forlivese, Decio Valentini, descrivendo i cambiamenti della società civile avvenuti all'indomani della Rivoluzione francese nel 1789. Decio Valentini è un medico molto importante per la storia di Forlì, un medico igienista, un medico che è entrato proprio dentro la vita pubblica della città. Lui scriveva così: un gran fatto compievasi ed era la formazione del ceto medio, che pieno di alacrità, provvisto di cognizioni, solerte, avveduto, speculativo, veniva a gareggiare con gli antichi signori, nelle cariche, nelle ricchezze, negli onori, nei costumi, nell'educazione. Si diede esso, cioè il ceto medio, a fabbricare in termini più razionali e in breve ebbe case di buon gusto, eleganti, comode e salubri. Allora le città subirono radicali migliorie. Tolta gradualmente di mezzo la mostruosa disparità degli eccelsi edifici e dei miseri casolari, come aveva fatto Jacopo, aveva demolito i miseri casolari, divenute più sicure, prosperose, confidenti, amabili le domestiche pareti, più sentiti, stretti, efficaci i rapporti della sociale convivenza. Ecco, queste considerazioni, a mio parere, si prestano molto bene a descrivere anche le condizioni nelle quali si venne a trovare Jacopo Buffarini quando venne a Cesena. E l'inventario che vi ho appena descritto documenta come egli seppe predisporre per la sua famiglia un'abitazione che, come quella ricordata da Valentini, era di buon gusto, elegante, comoda e salubre, e dove erano più sentiti, stretti ed efficaci i rapporti della sociale convivenza. Vi ringrazio.